Senta, ma lei può dimostrare di aver fatto un red carpet? Sì. C'è un video che lo può dimostrare? Posso fare un video? C'è il mio amico, il nostro veramente... Oppositore musicale. Compositore musicale che ci ha dato questi qua sono supporto sulle carte. Ho rubato delle immagini, no? Ferdinando Calcavallo, Luca Napoletano, regista e attori, più Giuliano Castaldo, responsabile. Ciao. Che il web star. Sì, sì, esatto. Qui abbiamo né più né meno la dimostrazione. Allora ragazzi, raccontateci la nostra esperienza. La nostra web serie nasce come prodotto di... Dico anche io una parola in inglese, così... Di crowdsourcing. Di crowdsourcing. L'ho sbagliata. Grazie. Nel senso che noi siamo tra quelli che si chiamano i prosumers, cioè che quella che a un certo punto nel vedere le cose su internet ha detto beh, facciamole una noi, la più stupida che ci viene in mente. E abbiamo creato questa serie col minimo... Era la migliore, no? La più stupida di tutti gli altri. Che era semplicemente riprenderci in auto mentre andavamo al lavoro, davvero, cioè perché noi lavoriamo insieme, andiamo al lavoro la mattina, una sorta di youtubers mobili, cioè mettendo invece la webcam alla videocamera. L'idea della serialità è venuta dopo, perché dopo che abbiamo preso i primi video qualcuno ci ha detto sembra una web serie, una che? E abbiamo scoperto cosa era una web serie e l'abbiamo un po' aggiustata, abbiamo fatto così. Siamo arrivati a Los Angeles perché a un certo punto il nostro esibizionismo ci portava a farci vedere anche da qualcun altro oltre la nostra cerchia di amici. L'unico evento che c'era sulla web serie, specializzato sulla web serie, era questo a Los Angeles. Gli abbiamo mandato, loro si sono divertiti la prima volta che abbiamo mandati senza sottotitoli, dicendoci però se ci mettete i sottotitoli magari ci ridiamo un po' di più. Ce l'abbiamo rimandato e insomma hanno riso lo stesso, e quindi hanno riso secondo me proprio per la traduzione in inglese che avevamo fatto noi, che non era delle migliori, contenti. E l'hanno premiata, la nostra è anche quella di Riccardo Milanesi, l'altra che comunque è tutto un altro tipo di prodotto, cioè il nostro è diciamo molto più artigianale. Come lavorate? Com'è il vostro sistema di riprese? Noi scriviamo un copione che poi chiaramente seguiamo più o meno a braccio, anche perché in quella mezz'ora noi andiamo a lavorare veramente. Secondo me il punto forte di Travel Companions è il fatto che ritrae una realtà, per cui chi vede Travel Companions in qualche modo si rivede. Dura poco, dura 3 minuti, 4 minuti al massimo, quindi è giusto quel tempo necessario per chi lavora di distrarsi un secondo a vedere internet, YouTube, e in qualche modo si rivede e può anche ridere, riesce anche a ridere di se stessi. Poi il finale, che spesso cerchiamo di mettere un po' a volte parossistico, un po' particolare, rende tutto un pochino più colorato e più simpatico. Sì, sono d'accordo con lui. Non poteva essere altrimenti. Senti, quante puntate avete girato? 27, cioè due stagioni. Noi poi le chiamiamo stagioni perché ci sono alcune in inverno, altre d'estate. Due stagioni. Ovviamente quella estiva hanno più puntate perché avevano più tempo. C'è stata poi una sortita televisiva. Alcune puntate sono state acquisite da Comedy Central, il canale di Sky, che noi non abbiamo visto, che non abbiamo l'abbonamento a Sky. Ci hanno detto che l'hanno inserito all'interno di una fascia quotidiana che si chiama TV generica. Noi che vabbè, poi l'abbiamo vista, abbiamo scaricato le puntate da internet. Cioè siete pirati di voi stessi. Ci siamo piratati da soli, gli unici che siamo piratati da soli. Se vi arrestavano la grottesca. In effetti, diciamo, in quel contesto televisivo è un po' spiazzante. Credo che la web serie intesa come quella che abbiamo fatto noi è qualcosa che vada. Lo dico in inglese, così sbaglio non fa niente. Vada fruito soltanto sul web. Nasce sul web, nasce per il web e deve essere visto per il web. Stasera vedremo. Questo che cos'è? Questo che vedremo è un cortometraggio a episodi, diciamo così, che si chiama Travel Companions a colori,
perché ha colori. L'avevo intuito questo. Ed è un montaggio di 4 episodi di Travel Companions. Tra l'altro si tratta di 4 episodi della prima e seconda serie, quelli scritti. In effetti questi qua poi vedendo sono quelli che noi avevamo scritto davvero, con le battute. Noi poi facciamo questa cosa per raffiatare un po' il nostro... Vabbè, ci conosciamo da 40 anni. E ne abbiamo di meno, ma ci conosciamo già prima. Per affiatare un po' il dialogo, noi scriviamo le battute o comunque quello che detto, a un certo punto uno dice questo, uno dice quella, senza specificare chi, e ci invertiamo. Prima lui fa un personaggio, poi faccio l'altro, poi ce lo cambiamo, poi quello che ci piace di più facciamo. Ecco, questo abbiamo fatto con questo metodo di scrittura. Non so che metodo è questo, Stanislas Barossi, il metodo Barossi, si riflette, concreto, ti vedi. E quindi queste sono, diciamo, le puntate un po' più pensate delle altre. Bene, vediamo allora, Travel Companions a colori. Vai! Bravi, no. un sorriso, grazie. No, beccate due. Un sorriso, niente. Vabbè, al patibolo. Corriere la sera, la folla. Però vedi, se mi dicevo che mettevo pure la Gabriel Gacco.